Abbiamo chiesto in che modo la gente si identifica nella canzone Brividi di Mahmood e Blanco. Ecco le risposte. L'ho visto io, ma se lo vuole glielo lascio. No, prego, prego. Le piacciono Mahmood e Blanco? Molto. Come dicevo già a una mia amica, secondo me propongono un'estetica fortemente gay. His favorite song of mine is Blue Celeste. No. Va bene il gender fluido, però che adesso si mettono tutti queste magliettine trasparenti. Mi piacevano i cantanti di una volta, questi qui no. Quest'anno anche partecipato Ana Mena, che è spagnola. Meno male che non l'ho visto. Io invito tutti gli italiani di sentire un giovane cantante di Kazakistan che si chiama Dimash Kudaibergen. Basta. Perché non è più il festival di Sanremo, fate un festival internazionale, no? È meglio Mahmood e Blanco o quello che ha detto lei? Allora, Dimash è qua, loro sono qua. Allora, a voi quando vengono i brividi? Quando scendo dal letto la mattina. Il rumore del gesso sulla lavagna quando sfrigola. E brividi positivi? No, niente, zero. Il freddo. I would say whenever something... I'm passionate about something. Allora, è morto mio marito, sono arrivati i miei figli in casa e mi fanno passare i brividi. Ricordate questo nome? Si chiama Dimash Kudaibergen. Sanremo. Non lo so neanche chi è. Ma lei non pensa che la frase mandare tutto a puttane sia antifemminista? È antifemminista la divisione tra sante, madonne e puttane, questo sì. Vorrei amare, ma sbaglio sempre. Vi è mai successo? Sì. Cazzata. L'amore è una cosa semplice. No. Non litigate, state calme, spiegate perché. Ma quello è un ragazzino, c'ha 18 anni, che responsabilità vuoi che si prenda? Mahmood no, è già più grandicello. Ti vorrei amare, quindi non mi stai amando in questo momento, punto. Ma c'è qualcuno che non la pensa così. Ammettere di aver sbagliato è importante, perché già lo riconosci. Ricordate questo nome, Dimash Kudaibergen si chiama. Per un ti amo ho mischiato droghe e lacrime. Tu riesci a dire ti amo anche senza droghe e lacrime? Difficile. Devo dire non mi è mai capitato senza droghe e lacrime. Sì, non pensavo che ci sia bisogno della droga nella vita in generale. Sì, senza lacrime si può fare. Freddie Mercury è sempre nel mio cuore. Ma quando ho sentito Dimash Kudaibergen ho perso tutta la ragione. Anche se il sesso non è la via di fuga dal fondo, mai usato il sesso come escamotage per fuggire da una situazione o da uno stato d'animo? Sì, dai. Funziona? No. Ma certo. Ho avuto 20 anni e 30 anni anch'io. Ha funzionato o sei stato peggio? Non sto benissimo nemmeno adesso, quindi non ha funzionato troppo. Love Blanco and good luck. I'm glad you won and you deserve the world. E Mahmood too. Sì, and Mahmood too. Abbiamo scoperto che i cantanti erano meglio quando c'era lui, che i brividi non sono sempre una cosa positiva, il sesso non è una panacea per tutti i mali e che la droga dà, yeah! Da Sagra d'Italia è tutto, a presto!